quella società British Virgin Island perché dovevo fare gestire delle attività in America. Parlai con questo professionista, con questo commercialista, che mi spiegò come funzionava la fiscalità internazionale. E ti ha consigliato di aprire questa società? Certo, esatto. Fino a 2 anni fa Gianluca Massini Rosati abitava a Perugia. Oggi questo imprenditore di 34 anni vive e lavora in Gran Bretagna, dove ha spostato tutte le sue attività. E il suo nome compare nell'elenco dei Panama Papers, i documenti dello studio legale Mossack Fonseca, che in 40 anni ha creato milioni di società offshore. I consigli che ho ricevuto sono stati: guarda, no, ti conviene farla in Italia, ti conviene farla in questo e in quest'altro modo. Ti conviene in termini fiscali? Ma in termini fiscali, in termini anche procedurali, di dazi, di trasporti, di dogane, di tutta una serie di vantaggi in realtà che c'erano, perché comunque effettivamente il sistema italiano, lo sappiamo, non è così semplice per tante cose. Mi dà appuntamento all'aeroporto di Ciampino prima di ripartire per Londra e mi spiega che lui, con la società aperta e chiusa nel 2011, non ha mai operato e con lo studio panamense non ha mai avuto contatti diretti. Mossack e Fonseca l'ho visto sui documenti che mi hanno consegnato quando aprì la società. Non sapevo neanche chi fossero. Questo è il foglio che mi hanno dato quando costituì la società e mi diedero questo certificato dove si diceva che... Quindi quello che rilascia la Camera di Commercio, sì, per dirti che hai aperto questa, esatto, società. E questa è la misura che invece hanno fatto l'altro giorno, dove qua vedi, struck off, la società è stata chiusa. Non l'hai denunciata al fisco? Non l'ho denunciata al fisco perché non ha spostato un solo euro e quindi non c'era neanche motivo di comunicarlo al fisco. L'ho aperta, ho iniziato a studiare alcune cose e mi sono fermato, non ho fatto più niente. Perché? Perché appunto mi sono accorto che, come mi dicevano di farla loro, avrei rischiato l'estrovestizione, avrei rischiato la frode fiscale, avrei commesso degli illeciti. Nella lista pubblicata in seguito a quella che è stata definita la più grande fuga di notizie finanziarie della storia ci sono imprenditori, manager, finanzieri che negli anni hanno creato oltre 210.000 società offshore, portando i loro capitali in 21 diversi paesi, i cosiddetti paradisi fiscali. Stati, cioè, dove la tassazione è irrisoria o totalmente inesistente e dove soprattutto il denaro può stare al sicuro, protetto dal totale anonimato. Ho portato l'atto di costituzione della società come mi è stato richiesto. L'uomo che vedete è un importante imprenditore della provincia di Verona. Abbiamo raggiunto con lui la sede di una fiduciaria in uno dei paesi della ex Jugoslavia per portare i suoi soldi fuori dall'Italia. Mi date la sicurezza comunque sull'anonimato del mio nome? Non si deve preoccupare perché comunque il suo nome non verrà, cioè non esce fuori da nessuna parte. Il mio nome perché io ho una posizione particolare e non vorrei avere problemi. Siamo un'agenzia specializzata in questo e quello che mi serve sono seriali delle banconote. Sono seriali che escono nuovi dalla nostra banca e che poi verranno inviati con il carico diplomatico come eravamo d'accordo. In pochi minuti riusciamo ad aprire un conto servendoci di un prestanome. È qui che saranno depositati i capitali, massette di banconote identificabili dai destinatari grazie al numero di serie, che raggiungeranno fisicamente questo paradiso fiscale, viaggiando dentro casse sigillate, così da non lasciare traccia nei sistemi informatici. Quanto tempo ci mettiamo a fare tutta l'operazione? Nel 10 minuti e il documento l'ho. Ma spedire fisicamente il denaro non è il solo modo per sottrarre capitali al fisco. Il più diffuso resta quello di creare online società di comodo. Come ci spiega questo imprenditore, che in oltre 15 anni ha fatto uscire dall'Italia milioni e milioni di euro. L'ha fatto creando società offshore, aprendo conti. Per le transazioni c'è la necessità di aprire più società e di far fare chiaramente un giro di soldi finché arrivino a destinazione. La società offshore diventa praticamente una seconda banca dove affluisce del denaro che naturalmente poi viene investito in altri settori, in altre cose. E dove non si pagano praticamente tasse, comunque se ne pagano molte meno rispetto a quello che lei pagherebbe. Molte meno. In Italia abbiamo una tassazione che abbondantemente supera il 50-60%. Ci sono paesi dove arriviamo a un 16%. Lei ha comunque anche attività e conti in Italia o qui risulta nulla tenente? Pochissimo. La carta di credito per bevere il caffè. Cioè qui per il fisco risulta quasi nulla tenente? Nulla tenente, insomma.
Gli accordi siglati dall'Italia con paesi come Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monte Carlo hanno messo fine in molti stati al cosiddetto segreto bancario, che per anni ha protetto i capitali depositati all'estero nascondendoli al fisco italiano. Verso altri stati, invece, il flusso di denaro in uscita dal nostro paese continua indisturbato. Secondo la Banca d'Italia ci sarebbero circa 200 miliardi di euro di capitali italiani ancora da regolarizzare. L'azione di polizia fiscale è rivolto solo ai piccoli imprenditori, ai commercianti, alle piccole imprese. Questi grossi che muovono 10, 100 miliardi di euro, questi comunque non li becchi mai. Panama è solo uno di questi, in realtà ce ne sono diversi di paradisi. Panama è uno di un oceano di paradisi fiscali, perché in tutti questi anni continuano a cambiare. Sono sempre cambiati, perché il denaro, per essere sicuro, va spostato in continuazione. Queste notizie escono quando il denaro non c'è più, quando si è già cambiato comunque porto, sono già stati spostati da tutt'altra parte. In quel caso là se ne parla. Per questo è uscito quindi questo quando del le Panama. Società sono già state chiuse, quando la gente ha già spostato magari i soldi da altre parti, quando non c'è più la possibilità di trovare nulla in quel posto. Difficile sapere quanti sono i soldi depositati nei paradisi fiscali di tutto il mondo. Una stima recente parla di 7.600 miliardi di dollari. E come ci spiega quest'uomo, che da anni aiuta imprenditori e liberi professionisti a portare i soldi in posti sicuri, provvedimenti come la voluntary disclosure per far rientrare i capitali mai dichiarati non sono che una goccia nel mare. Con la voluntary disclosure quanta parte è rientrata, secondo lei, di questi capitali all'estero? Non penso più del 5%. C'è stato un preavviso prima di fare questa legge? Ci sono stati circa 2 anni di tempo per mettersi a norma nei paesi dove erano detenuti questi capitali, e le banche stesse dove erano detenuti i capitali offrivano soluzioni in altri paesi offshore per spostare i capitali detenuti illecitamente. Sono aumentate negli anni le richieste di quanti chiedono di portare fuori i soldi? Sì, negli ultimi 2 anni, 3 anni sicuramente si sono aumentati. L'Italia non è assolutamente organizzata e non ha strumenti per arrivare a colpire quello che sono i paesi offshore o altri paesi dove vengono detenuti capitali, diciamo, degli italiani non dichiarati. Non ha paura che ci sia una fuga di notizie, che il suo nome venga prima o poi fuori, come è successo in questo elenco pubblicato qualche giorno fa? Certo, però diciamo che il gioco non vale la candela. Anche nell'elenco di Panama potrebbe esserci il suo nome? Potrebbe esserci il mio nome, sì.